Eccoci, siamo live. Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera Buonasera. a Pierpaolo Mittica per aver dato la disponibilità e per seguirci, diciamo, in questa serata e darci qualche nozione, qualche consiglio, ma soprattutto farci vedere tutte le esperienze che ha fatto e sta facendo fino ad ora. Grazie. Grazie a voi per l'invito. Allora, come si parlava prima, ho scaricato la tua biografia per far sapere a chi non ti conosce chi è Pierpaolo Mittica e leggendo la biografia ho letto un curriculum di tutto rispetto. Grazie. Allora, io lo leggerò in modo molto, molto sintetico, però ecco, poi tanto tutto il resto ce lo dici te, ecco. Allora, innanzitutto, le foto di Pierpaolo Mittica sono state esposte in Europa, Stati Uniti e Cina. Sono state pubblicate da quotidiane e riviste italiani e stranieri, tra cui L'Espresso, Alias del Manifesto, Vogue Italia, Repubblica, Corriere della Sera, Panorama, Sole 24 Ore, Le Scienze, Photo Magazine, eccetera. È relatore in numerose conferenze in Italia, Europa, Stati Uniti e Giappone e ha ricevuto più di 50 premi internazionali, tra cui 6 Picture of the Year International, 2 Days Japan International Photojournalist Awards. Inoltre è stato finalista dell'Eugene Smith Grant, Leica Oscar Barnack Awards, eccetera. I suoi documentari e brevi documentari sono stati trasmessi dalle più importanti testate giornalistiche e televisioni e ha pubblicato 15 libri collettivi oltre a 6 libri personali. Complimenti. Grazie. Allora, io ho cercato di leggerlo in maniera sintetica, poi ecco, lascio la parola a te e ti presenti così, ecco, dici chi è, che cosa fa Pierpaolo Mittica. Allora, grazie intanto per l'invito. Cosa faccio? Faccio il fotogiornalista ormai da più di 20 anni. Questo mestiere è sempre più complicato, ma sempre molto affascinante. E diciamo, dal 2002 ho iniziato a interessarmi soprattutto a tematiche ambientali, perché ritengo che l'ambiente sia l'emergenza che l'uomo ha più urgente in questo momento. E io ho iniziato appunto nel 2002, occupandomi dei più grandi disastri ambientali che ha causato l'uomo. È iniziato un progetto a lungo termine che si chiama Living Toxic, che racconta appunto i luoghi più inquinati al mondo, per far vedere appunto come stiamo distruggendo il nostro pianeta, cioè la Terra dove viviamo è l'unico luogo dove possiamo vivere. E per cercare di sensibilizzare le persone, per cercare di far capire appunto che se non abbiamo la Terra, non ci siamo neanche noi. Di questo progetto ho completato 7 capitoli, di cui uno è quello che vi faccio vedere stasera, e appunto in Kazakistan, Semipalatinsk. E quello che vi racconto appunto di stasera è questa regione nel Kazakistan orientale, Semipalatinsk. Cosa è successo lì? È successo che lì è stato creato nel 48-49 il poligono di tiro dei test nucleari dell'ex Unione Sovietica. È stata sperimentata la prima bomba atomica e da lì hanno fatto esplodere in questo poligono 457 state atomiche, di cui la più piccola era circa 20 volte quella di Hiroshima come potenza. Il poligono è stato chiuso nel 1991 e, come vedrete nel video che vi farò vedere adesso, ha contaminato un'area grande come la Germania e ha contaminato più di 2 milioni di persone. I villaggi che c'erano intorno non sono mai stati evacuati all'epoca e sono storie che vi racconterò man mano che vi farò vedere anche le fotografie che ho fatto. In Kazakistan mi sono recato nel 2019, agosto 2019, insieme al mio collega Alessandro Tesei, videomaker, regista, col quale ormai collaboro da una decina d'anni e col quale faccio ormai quasi tutti i progetti. E
E siamo andati lì appunto a documentare questo crimine, perché poi risulta un grande crimine contro l'umanità. E quindi farei partire il video, così vi fate un'idea. Il video è stato realizzato insieme ad Alessandro Tesei, e vi fate un'idea, racconta un attimo in 5 minuti quello che è successo in quella zona di mondo. Allora, ti condivido lo schermo. Так, взрыв выглядел из города Курчатова, центра Семипалатинского полигона. Ослепительная вспышка и ударная волна сотрясли город. В домах вылетели все стекла. Это кадры из фильма, который был снят специально для показа руководству страны. Текст, естественно, читал Левитан. Вернемся в городок полигона. Сейчас и сюда подойдет ударная волна. Вы видите группу людей, стоящих на дороге? Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатиться. For many decades, the consequences of nuclear weapons testing were not known to the local people and to the local government. Only in the years of glasnost and perestroika, the information about the consequence of nuclear tests, or even about the very fact that the nuclear tests were conducted on such and such day, were given to the government of the Kazakh Soviet Socialist Republic. According to our government information, throughout the 40 years of Soviet nuclear weapon testing in Semipalatinsk, approximately 1.8 million people were affected. As of now, the majority of those people are dead. But now we are facing the problems with second and third generation survivors of the nuclear weapon tests. So these are children and grandchildren of those who were exposed to radiation. The tests were conducted in perhaps two big stages. One stage was on the ground and above ground. And out of 456 Soviet nuclear weapon tests at Semipalatinsk, 117 were conducted from 1949 until 1962, either on the ground or above ground. And of course, the radiation fallout and contamination from those tests was the strongest. Even though the area of the test site was 18,500 square kilometers, that's the size of the state of Delaware, the contamination with radiation was detected at an area the size of 300,000 square kilometers, and that's the size of Germany. The test site is being divided into three parts: the green zone, the yellow zone, and the red zone. There are areas of land which can be recovered, and then there are areas of land which are so contaminated that they need to be touched for the next 24,500 years. So that's basically it in terms of the damage to the environment. In terms of the damage to the health of the people, according to various estimates, there are about 200,000 people now in Kazakhstan, living in eastern Kazakhstan region, in Pavlodar region, and in Karaganda region. These are three regions which border the test site area. It is in these regions where these people are living. They are mostly affected by higher than the average rates of cancer, and they are suffering from birth defects. And of course, all kinds of other related illnesses. Given the fact that this problem is recurring
that this problem is appearing in the second and third generation of the nuclear weapons testing survivors. I think it's a challenge, not just for today, but for the foreseeable future. Questo era il video appunto che ho realizzato insieme ad Alessandro Tesei, che racconta un po', l'abbiamo fatto per Inside Over, e racconta un po' la storia di questo poligono. Inizio a far vedere il lavoro fotografico che ho fatto. Iniziamo da questa fotografia. Questa fotografia è un plastico che si trova nel museo del... a Kurchatov, che è questa città situata attaccata al poligono di tiro, ed era la città satellite, la città nata per governare il poligono. E all'interno di questa città c'è questo museo dove hanno raccolto i vari pezzi del poligono, e questo plastico indicava il poligono dove venivano fatte esplodere le bombe e dove venivano messi tutto intorno oggetti, case, un po' di tutto, per vedere gli effetti delle esplosioni, dell'onda d'urto, delle radiazioni e delle esplosioni. Qui siamo all'interno del poligono di tiro con gli scienziati del centro nucleare di Kurchatov, appunto. All'interno del poligono ci si entra accompagnati da loro. Penso che sia uno dei luoghi, anzi è sicuramente uno dei luoghi più contaminati al mondo. Contaminato soprattutto da plutonio, quindi uno degli elementi più pericolosi, per questo bisogna andare bardati completamente, completamente coperti, appunto. Qui siamo all'interno dell'Istituto di Anatomia Patologica di Semei, che è una città situata a 100 km dal poligono di tiro, una città grande di 300.000 abitanti, e in questa città c'è questo istituto di anatomia patologica, dove conservano tantissimi feti nati malformati a causa del poligono. È un piccolo museo degli orrori, praticamente, che fa vedere gli effetti delle radiazioni su appunto la popolazione. Qui stiamo parlando della terza generazione ormai, quindi sono molto visibili le malformazioni genetiche e appunto bambini nati malformati oppure mai nati. Questa è la statua di Lenin nel parco di Lenin a Semei, e questa città appunto di 300.000 abitanti situata a 100 km dal poligono. È una città molto grande e si chiamava Semipalatinsk all'epoca, adesso si chiama Semei, e regolarmente i venti radioattivi venivano portati le particelle radioattive venivano portate dal vento verso la città, e quindi questa città è stata contaminata più volte dalle esplosioni atomiche. Durante il nostro viaggio in questa zona siamo andati nei villaggi intorno al poligono. Ci sono diversi villaggi. Qui siamo nel villaggio più vicino al poligono, si chiama Znamenka, è un villaggio praticamente al confine, e dove attualmente vivono 2.000 persone, e un villaggio che non è mai stato evacuato all'epoca, e tuttora ci vivono le persone. È un villaggio molto contaminato, e siamo andati a ricercare le persone che hanno assistito alle esplosioni atomiche. Questo è uno degli anziani che ha assistito alle esplosioni, e i racconti che ci facevano sono
agghiaccianti, nel senso che loro ci raccontavano, questi anziani, i pochi sopravvissuti, che di solito arrivavano il giorno prima i militari ad avvertirli che ci sarebbe stata un'esplosione, e non gli dicevano chiaramente che era un'esplosione atomica, quindi con emissione di radiazioni, dicevano solamente un'esplosione. Infatti loro non erano minimamente a conoscenza del pericolo delle radiazioni e li invitavano a uscire dalle case perché il pericolo era, siccome veniva causato un terremoto, il pericolo era che crollassero le case, e quindi dovevano uscire dalle case, ripararsi dietro delle colline dei rifugi e non guardare assolutamente perché c'era una luce accecante che poteva anche danneggiare la retina. E loro ci raccontavano che queste esplosioni avvenivano anche 2 volte al mese, rientravano poi dopo l'esplosione, sentivano un'onda d'urto fortissima, un vento fortissimo. Rientravano poi nelle loro case, spesso avevano tutte le finestre distrutte, e nei giorni successivi veniva sempre una specie di neve bianca, che ricopriva un po' tutto quanto, che era chiaramente residui delle radiazioni che si depositavano ovunque. Qui siamo all'interno dell'Istituto Nucleare di Curciato, e questi sono i vecchi laboratori che venivano utilizzati per studiare le radiazioni all'epoca. Oggi sono stati abbandonati e sono stati costruiti altri laboratori in questo centro nazionale del nucleare. Durante questo viaggio ci siamo incontrati, abbiamo incontrato un'altra storia nella storia, nel senso che io da tantissimi anni, dal 2002, seguo anche Chernobyl. Sono stato più di 30 volte su e ho raccontato più o meno tantissime storie riguardanti Chernobyl che potete vedere nel mio sito internet. A Semei, in questa città, appunto, vengo a sapere che c'è un monumento nella città dedicato ai liquidatori di Chernobyl. I liquidatori di Chernobyl erano i militari, le persone che furono mandate subito dopo l'incidente, appunto, a liquidare l'incidente, cioè a contenere le radiazioni, a contenere l'incidente. E dal Kazakistan abbiamo scoperto la via che furono mandate 60.000 persone. E a Semei c'è un piccolo museo dedicato e costruito dai liquidatori di Chernobyl. E abbiamo incontrato appunto il direttore, questo è il vice direttore del museo, anche lui uno dei liquidatori, che ci ha raccontato appunto la sua storia. Ne abbiamo incontrati altri due. In Kazakistan, che ci hanno raccontato appunto la loro avventura, la loro storia all'epoca quando furono mandati subito dopo l'incidente a Chernobyl. Di questo ho fatto un video, abbiamo fatto un video sia io e Alessandro, che potete vedere sul mio canale YouTube, appunto sui liquidatori di Chernobyl del Kazakistan. Di questi liquidatori, dei 60.000 inviati dal Kazakistan, attualmente ne sono vivi ancora solamente 3.000, tutti gli altri sono morti nel tempo a causa delle radiazioni. All'epoca furono inviati da tutta l'ex Unione Sovietica 600.000 liquidatori e ne esistono appunto ormai 60.000 vivi. Quasi il Quasi il 90%. 90%. Sì, praticamente quasi il 90% sono morti ormai a causa delle radiazioni, appunto. Considerate che era tutta gente giovanissima, perché erano tutti militari, venivano mandati giovani, perché avevano bisogno di forze, ed erano tutta gente intorno ai 20 anni, e quindi sono tutti morti molto molto giovani. Questa è la piazza, una delle piazze della città di Curciato. Come dicevo, questo è il monumento all'atomo. Curciato è una città che nasce per governare il poligono di Tiro. Il poligono di Tiro nasce nel 49 e viene costruita questa città, Curciato, che si chiamava all'epoca Semipalatinsk 21, nome in codice, perché era una città segreta, non appariva nelle mappe, non se ne conosceva l'esistenza, era vietato l'ingresso a chiunque, potevano vivere solamente i lavoratori che dovevano mantenere uno stretto riserbo su quello che facevano lì dentro. Era appunto una delle ZAT, le città segrete dell'epoca sovietica. Adesso invece è una città aperta e ci si può entrare.
All'epoca aveva 60.000 abitanti, oggi ne ha solamente 16.000 perché chiaramente con la chiusura del poligono la città ha perso la sua funzione, si è spopolata e solamente negli ultimi anni, grazie al fatto che hanno trasferito il centro nucleare nazionale del Kazakistan a Kurchatov, ha ripreso un po' ad avere abitanti, a riprendere un po' di vita. Qui siamo nell'istituto per i bambini handicappati, l'orfanotrofio per i bambini handicappati di Semei. C'è un orfanotrofio a Semei dove vengono tenuti questi bambini, ce ne sono tantissimi, che hanno subito gli effetti delle radiazioni e che poi sono stati abbandonati o sono rimasti senza genitori o hanno problematiche familiari molto importanti, per cui vengono tenuti in questo orfanotrofio. E ce ne sono moltissimi appunto in questo orfanotrofio tenuti qui con malformazioni molto gravi a causa delle radiazioni. Pier Dimmi. Paolo, scusami, puoi togliere in alto la barra della condivisione, se la puoi abbassare perché c'era un... No? Ecco, perfetto, perché c'era, capitava in alto e non me ne ero accorto, me l'ha fatto notare una persona. Grazie. Ok, bene. Questo si chiama Beric, è un ragazzo, anche lui vittima delle radiazioni. L'abbiamo cercato per tanto tempo perché sapevo della sua storia ed è un ragazzo molto importante perché è il primo a essere stato riconosciuto dal governo del Kazakistan come vittima delle radiazioni. Lui è nato in questo paese, Znamenka, che vi dicevo prima, situato proprio al confine, è il primo paese al confine del poligono. I suoi genitori vivevano lì e sua madre, appunto, ha subito tutte le esplosioni dell'epoca. E poi è nato Beric, è nato con delle malformazioni enormi. È quel ragazzo che vedete cantare nel video, avete visto cantare nel video alla fine del video, appunto. E lui appunto adesso vive in un internat ed è stato appunto stato riconosciuto come vittima delle radiazioni. Qua siamo sempre a Kurchatov, una delle piazze della città, è una cittadina attualmente normalissima, come tante città ex sovietiche. Come vi dicevo, ci vivono circa 16.000 persone attualmente. Sono quasi tutti legati all'atomo ancora, appunto, per questo centro nazionale del nucleare. Questo siamo all'interno del poligono di tiro di Semipalatinsk, appunto. Questo è il lago atomico. E si chiama così lago Balapan o lago Shagan o lago atomico, viene definito, perché è un lago creato da un'esplosione sotterranea. Nel poligono di tiro. Fino al 63 vennero fatte esplodere in aria le testate atomiche. Poi ci fu un trattato internazionale che impedì l'esplosione in aria e vennero fatte esplodere sottoterra. E questo è il risultato di una delle esplosioni sotterranee che ha creato una voragine gigantesca che poi nel tempo si è riempita di acqua e ha formato un lago dove con nostra sorpresa abbiamo trovato gente che faceva il bagno e che andavano a pescare. Questa è un'altra delle anziane che abbiamo intervistato, una dei testimoni del disastro, delle esplosioni. E lei ha raccontato una storia molto importante perché è una di quei testimoni che fanno capire che loro sono stati usati proprio come carri umane per vedere gli effetti delle radiazioni. Ci raccontava appunto che ad ogni esplosione venivano i militari a prendere una famiglia del villaggio. La portavano a Semei, nell'Istituto Nazionale di Medicina, e lì venivano tenute per 10 giorni, la famiglia veniva tenuta per 10 giorni e studiata. Praticamente facevano prelievi del sangue, esami di ogni tipo, per vedere appunto gli effetti delle radiazioni. A loro non veniva detto niente, non veniva detto neanche i risultati dei loro esami. Li portavano là, gli davano vitto alloggio, lei diceva si mangiava molto bene,
e quindi ci andavano anche molto volentieri, si facevano una vacanza praticamente, però venivano praticamente studiati a loro insaputa. Qua siamo sempre a Curciato. Curciato è una città molto particolare adesso perché metà città è praticamente abbandonata, quindi ci sono degli edifici abitati e tanti tanti edifici ormai abbandonati. Questo è un altro dei testimoni delle esplosioni. Lui ha avuto una vita, ha vissuto tanto, però una vita tragica perché lui ha perso la moglie per un tumore e ha perso i due figli, entrambi a 40 anni, sempre per un tumore. E lui raccontava appunto che quando lui era giovane, il villaggio, il cimitero del villaggio, che è un villaggio di 2000 abitanti, era un cimitero piccolissimo. E dopo, negli anni, è diventato sempre più grande e le persone di solito morivano per malattie in tarda età, all'epoca, diceva lui, per malattie come tubercolosi, come malattie diverse. Mentre adesso, diceva, muoiono tutti i giovani, 40-50 anni, e soprattutto per tumori o malattie cardiovascolari, che è un'altra delle patologie causate dall'accumulo di radionuclidi nell'organismo. Questi sono i due figli, appunto, suoi. Questo che vedete in primo piano è il cimitero del villaggio di Znamenka. Come vedete è un cimitero enorme. E siamo andati a vedere le tombe, effettivamente c'è tantissimi giovani morti, tanti sotto i 40 anni. Quindi nel giro di pochi anni. Sì, diciamo che da quando hanno iniziato gli effetti delle radiazioni, bisogna calcolare sempre che ci vogliono 20 anni, prima di iniziare ad avere effetti delle radiazioni a livello di organismo, cioè tumori, malattie cardiovascolari, eccetera. Va dai 10 ai 20 anni. Da quando ho iniziato, c'è stata sempre più gente giovane che moriva. E attualmente siamo alla terza generazione, quindi attualmente ci sono tutte le malformazioni genetiche in questo momento che stanno saltando fuori a causa del poligono. Qui siamo sempre all'interno del poligono, stiamo andando verso Ground Zero, che è lì, è giusto davanti al primo ometto in tuta. E, Ground Zero era dove facevano esplodere le bombe atomiche. Lì venivano lanciate oppure messe su una torre, che attualmente non c'è più, e venivano fatte esplodere. Quindi questo è il posto più contaminato e più pericoloso del poligono. Qua siamo sempre a Curciato, come vedete è una città normalissima dell'epoca sovietica, con scuole, con tutto, ma è una città molto molto contaminata, perché è una città praticamente attaccata al poligono. Questa è Curciato vista dall'alto, come potete vedere in basso a destra, a sinistra ci sono molti edifici abbandonati proprio per questo spopolamento che c'è stato dopo la chiusura del poligono. Sempre in questo orfanotrofio di Semei. Qua siamo sempre all'Istituto di Anatomia Patologica di Semei. Questo è Ground Zero, rimane ormai solamente un foro, praticamente, dove è cresciuta la vegetazione e nient'altro. Qui siamo in casa di uno degli abitanti di Curciato, e una cosa che abbiamo trovato, a Curciato soprattutto, questi sono i vecchi abitanti che hanno vissuto l'epoca del poligono, e abbiamo notato che nella città di Curciato, persiste tantissimo ancora la mentalità sovietica, cioè quella dell'epoca, cioè quella di nascondere quello che c'era. Infatti, quando ci raccontavano gli abitanti di Curciato, quelli che hanno vissuto il poligono, ci raccontavano dello splendore dell'epoca, che chiaramente era una città segreta, chiusa, e come queste, come tutte le città segrete sovietiche, avevano dei benefici, la popolazione che viveva, notevoli. Era una città molto ricca e quindi la popolazione viveva molto bene rispetto al resto dell'ex Unione Sovietica. E per loro rimane questo ricordo,
di aver vissuto un'epoca d'oro, un'epoca dove vivevano molto bene, dove avevano tutto. E quindi negano, di fronte a questo, negano anche l'evidenza della contaminazione, che non c'era assolutamente pericolo e che non c'è tuttora pericolo, proprio perché gli è rimasta la mentalità della segretezza, di non raccontare quello che non potevano raccontare neanche all'epoca. Questa invece è la città militare di Shagan, che è situata lì vicino, ed era la città, era abitata da 10.000 militari, che serviva all'aeroporto vicino di Shagan, che era l'aeroporto da dove partivano, arrivavano gli aerei per fornire la zona e da dove avrebbero dovuto partire gli aerei per bombardare eventualmente gli Stati Uniti in una possibile guerra nucleare. La città fu praticamente con la chiusura del poligono si è spopolata perché chiaramente tutte le truppe sono state spostate in Russia, perdendo la funzione appunto del fatto della chiusura del poligono. E piano piano è diventata una città fantasma, attualmente non ci vive più nessuno. Questo è un altro degli abitanti di Curciato, qui siamo all'ospedale di Curciato, lui soffre di patologie cardiovascolari, che è uno degli elementi, delle patologie causate proprio dall'accumulo di radionuclidi, una delle patologie maggiori. E anche qui abbiamo assistito a una scena abbastanza paradossale perché lui ci stava raccontando la sua situazione, il fatto che abbia fatto richiesta come vittima del poligono e il medico che appunto era lì vicino, che ci ha permesso di intervistare, che continuava a negare tutto, nel senso che continuava a dire no, ma la tua patologia non è dovuta al poligono, non è dovuta a quello e ci interrompeva regolarmente per non farlo parlare. È stata abbastanza surreale e ci ha fatto capire appunto di quanto persiste localmente la mentalità sovietica, quella di nascondere, cosa che invece abbiamo trovato l'opposto nella capitale, soprattutto a livello politico molto alto. Come avete visto nell'intervista, abbiamo intervistato il vice ministro degli esteri che ha fatto un quadro molto molto chiaro della situazione. E quindi c'è questo conflitto centrale, potere centrale, dove ammettono del disastro che hanno, ereditato dall'Unione Sovietica, e il potere locale che invece continua a negare, come fossero ancora all'epoca dell'Unione Sovietica. Questi siamo appunto nel lago, atomico, anche qui abbiamo vissuto una situazione abbastanza surreale, perché, noi siamo arrivati lì, è un luogo molto molto contaminato, pieno di plutonio. E noi siamo arrivati giustamente tutti bardati completamente, come vedete lo scienziato che ho fotografato, e siamo arrivati lì e abbiamo visto dei pescatori che pescavano tranquillamente sulle sponde del lago, quindi siamo scesi a intervistarli e a chiedergli appunto cosa facessero, ed era abbastanza surreale perché noi eravamo completamente bardati, vestiti, e loro erano tranquillamente lì seduti a pescare e ci guardavano abbastanza normalmente perché sono abituati, nel senso che spesso gli scienziati del centro che vanno in giro per il poligono vanno a avvisarli che non possono pescare, ma loro se ne fregano abbastanza, soprattutto per ignoranza, nel senso che non conoscono molto sulle radiazioni e non conoscono molto sulla contaminazione del luogo. Questi sono sempre loro che pescano tranquilli. Qui, quando gli ho chiesto appunto, ma sapete che è contaminato? Sì, sappiamo, ma noi stiamo poco tempo, peschiamo, andiamo via. Quindi non hanno il concetto di pericolosità, perché lì è pericoloso anche stare poco tempo, soprattutto senza vestiti, senza mascherine, perché lì è pieno di plutonio e quindi inalare particelle di plutonio è estremamente pericoloso. Siamo sempre all'interno. Vedevo prima su Google Map, dov'è questa cittadina, cioè dove è Semei, e stavo vedendo appunto che dista circa 500 km grosso modo dalla Mongolia e altrettanti dalla Cina, Sì. mentre è molto più vicino in Kazakistan, correggimi se sbaglio. È in Kazakistan questa cittadina. Scusa, è molto vicina in Russia, scusa. Sì, Diciamo infatti. è più vicina alla Russia che alla Mongolia e alla Cina.
Sì, infatti è attaccata, è quasi al confine, tra virgolette, con la Russia, nel senso a nord c'è il confine con la Russia, Kazakistan faceva parte della Russia all'epoca, dell'Unione Sovietica, e poi si è staccato durante lo scioglimento dell'Unione Sovietica, è diventato stato a parte e confina molto vicino questa città con la Russia, sì. Ok, sì, vedevo in linea d'aria così ho messo due punti tra la Mongolia e il Kazakistan e tra la Cina e il Kazakistan per vedere un po' grandi linee. Mi immagino che le strade non siano il massimo, nel senso che siano diciamo strade tortuose, di montagna, asfaltate, non asfaltate, eccetera. Ma riguardo diciamo agli stati limitrofi, quindi Mongolia e Cina, come la vedano questa cosa, perché comunque quando vedevo il documentario ha parlato di zona contaminata per i prossimi 24.000 anni, che Sì. lì per lì uno ci pensa e dice: caspita, 24.000 anni. Sì, il tempo, 24.000 anni è il tempo di dimezzamento del plutonio. Non significa che 24.000 anni il plutonio si dimezza, non sparisce, perché il plutonio sparisce come elemento radioattivo dopo 10 cicli, quindi sparisce dopo 240.000 anni. Quindi sarebbe più corretto parlare di 240.000 anni in un utilizzo di queste terre. La zona contaminata è grande come la Germania, è stata contaminata soprattutto verso il sud, quindi ha colpito praticamente quello che oggi è il Kazakistan, perché i venti spiravano quasi sempre verso sud. Quindi la zona contaminata attualmente si trova to nella totalità in Kazakistan. E questo che vedete, siamo sempre intorno al poligono. Ci sono attualmente tanti allevamenti di animali, cavalli, mucche, eccetera, che vanno a pascolare in zone molto molto contaminate. Qui siamo sempre all'Istituto per i bambini handicappati di Semei. Questa è la statua di Igor Kurchatov nella città appunto di Kurchatov. Igor Kurchatov è il fisico nucleare che ha sviluppato la prima bomba atomica sovietica, che appunto è stata fatta esplodere in questo poligono. Questa è la macchina che venne usata per far esplodere le bombe atomiche. Si trova nel museo appunto dell'Istituto Nucleare di Kurchatov, c'è cioè questo museo appunto dove vengono raccolti tutti i reperti dell'epoca che venivano utilizzati e la storia un po' del poligono. Queste sono costruzioni all'interno del poligono, all'epoca vennero costruite queste enormi costruzioni, sono palazzi di 10 piani, 15 piani, 20 piani, sono enormi, dove venivano poste telecamere, macchine fotografiche per documentare gli effetti delle esplosioni, per farle poi vedere chiaramente ai piani superiori e per vedere anche l'onda d'urto delle radiazioni e gli effetti delle radiazioni sulle strutture che venivano messe all'interno del poligono. Questo è Stalin ed è l'unica statua che esiste attualmente in ex Unione Sovietica pubblica di Stalin. Ed è una storia anche questa molto particolare che abbiamo trovato quando eravamo lì, nel senso che le statue di Stalin sono state tutte quante alla caduta dell'Unione Sovietica, sono state tutte quante distrutte e buttate nelle discariche per i crimini che aveva fatto Stalin. E quindi c'è stata una cancellazione della memoria storica del periodo staliniano. E appunto, da quello che si sapeva, non esistono più statue di Stalin in luogo pubblico. E quando eravamo a Semei, qui siamo a Semei, durante un'intervista a una persona, salta fuori che questo ci dice che c'è una statua di Stalin a Semei, perché parlavamo delle statue di Lenin, quella che avete visto prima. Allora siamo sobbalzati e ha detto: come la statua di Stalin? Dov'è? E ci ha iniziato a indicare più o meno, lui sapeva più o meno in periferia, in una piazzetta, la zona, e quindi ci siamo recati lì e per una giornata intera siamo andati alla ricerca di questa statua.
E alla fine, grazie agli abitanti locali, siamo riusciti a trovare questa piccola piazzetta dove appunto c'è questa statua di Stalin che è stata recuperata da un nostalgico dell'epoca sovietica, da una discarica e messa in questa piazzetta abbastanza squallida, abbandonata a se stessa. Però appunto è l'unica statua di Stalin che esiste al mondo in un luogo pubblico. Qui siamo sempre all'Istituto per i Bambini Handicappati di Semei. Questo è un altro dei liquidatori di Chernobyl che abbiamo intervistato qui a Kurchatov, davanti alla statua di Igor Kurchatov. Appunto la loro storia, se volete, la potete vedere nel mio canale YouTube, c'è appunto il racconto di questi tre liquidatori. Questa è un'altra degli anziani che hanno assistito alle esplosioni atomiche che abbiamo intervistato durante il nostro viaggio. Qui siamo a Nur Sultan, la capitale del Kazakistan, che si chiamava Astana, oggi si chiama Nur Sultan. E quello che vedete seduto si chiama Karibek, ed è un'altra delle vittime riconosciute del poligono di Tiro. Lui è nato focomelico senza braccia. È diventato ambasciatore del Kazakistan nel mondo contro gli armamenti atomici. È diventato un personaggio molto importante, lui fa il pittore, e appunto è diventato ambasciatore perché il Kazakistan in questi anni ha adottato una politica contro il nucleare militare e avendo ereditato questa patata bollente gigantesca del poligono di Tiro che si è ritrovato sulla schiena con tutte le conseguenze. L'ha ereditato, l'ha chiuso nel 91 e dopodiché, appunto, è diventato portavoce all'ONU per per il disarmamento degli armamenti atomici. E da allora porta avanti una campagna ogni anno per cercare di, appunto, fare eliminare gli armamenti atomici nel mondo. E Karibek è appunto il portavoce di questo programma che si chiama Atom Project del governo del Kazakistan. Questa è la strada che porta da Kurchatov fuori dalla città verso il poligono. In fondo a questa strada appunto inizia il poligono di tiro di Semipalatinsk. Questa è un'altra delle persone che abbiamo intervistato in uno dei villaggi intorno al poligono di Tiro e anche lei ha sofferto di un tumore a causa del poligono. Qui siamo sempre all'interno del poligono, sempre queste strutture che venivano utilizzate per documentare le esplosioni. Qui siamo nella città di Kurchatov. Come vi dicevo, è una città attualmente normalissima, come tante cittadine ex sovietiche. Sempre l'Istituto di Anatomia Patologica a Semei. Qui siamo sempre all'interno dell'orfanotrofio per i bambini handicappati di Semei. E chiudo il mio racconto con questa fotografia. Qui siamo a Semei, quello che vedete dietro è il monumento all'atomo, alle vittime dell'atomo. È un monumento che è stato fatto un po' di anni fa in commemorazione delle vittime dell'atomo. C'è una tradizione a Semei che è quella di, dopo il matrimonio, di andare a fare servizio fotografico sotto il monumento. Come segno di buona fortuna, questa è la traduzione locale. E quindi in una cittadina, in un luogo totalmente anormale, perché è tutto contaminato, un luogo molto molto complicato dal punto di vista sanitario, la popolazione va avanti, fa una vita normale, come in qualsiasi altra parte del mondo, e a volte sapendo quello che c'è e a volte, tante volte, non sapendo quello che c'è. Qual è il settore, diciamo, che va più per le lunga in quella zona lì? Cioè, spero non l'agricoltura. No, il Kazakistan è una terra molto molto ricca, nel senso che ha grandissime risorse, c'ha tantissimo petrolio, gas,
elementi naturali, terre rare, oro, uranio, cioè veramente tantissime risorse. Quindi di per sé è una terra molto molto ricca. È una ricchezza molto centralizzata, cioè poche mani hanno in mano tantissima ricchezza. Non è sicuramente uno stato povero e le persone non sono povere, nel senso che anche nei villaggi non esiste la povertà, c'è una vita molto semplice, ma non ci sono povertà estrema. Astana, per esempio, Semei sono grandi città dove, come qualsiasi città, Astana può essere come qualsiasi città nel mondo, come Londra, come qualsiasi altra grande città, con tutto quello che offre una grande città, nelle piccole cittadine un po' meno, nei villaggi invece siamo proprio indietro di 40 anni. C'è un grosso settore che sicuramente è l'agricoltura, perché lì sono enormi steppe, tantissima terra, tanta acqua, in alcune zone, e quindi c'è una grande componente anche di agricoltura, sicuramente. Sicuramente la maggior parte dell'agricoltura non è nelle terre contaminate, perché il Kazakistan è una terra gigantesca, e quindi c'è tantissima parte del Kazakistan non è assolutamente contaminato. C'è questa parte che è grande come la Germania che è contaminata, e lì ci sono un po' tutte le attività, purtroppo. Se avete domande, curiosità, questa è la fine del mio racconto. Fatto appunto in Kazakistan. Impressionante, guarda, no, non conoscevo questa storia, l'avevo vista in parte sul tuo profilo, però ecco, vedendo il documentario e poi le foto combinate, sono immagini molto forti, ma allo stesso tempo sono di pari livello quasi a quelle di Chernobyl, seppure diciamo. Possono essere molto simili. Sì, questa è una storia poco conosciuta. Nonostante sia uno dei più grandi disastri causati dall'uomo, perché appunto, sono state esplodere 457 testate atomiche in un'area appunto contaminata grande come la Germania, un disastro di proporzioni gigantesche, calcolando appunto che gran parte delle terre lì torneranno normali, tra 24.000 anni. Quindi stiamo parlando di qualcosa che va oltre ogni immaginazione umana. E quando, cioè anche in questo caso qui, non ti senti un attimino a rischio quando vai nella zona? Cioè come funziona la preparazione, quando vai lì? Cioè sicuramente ci avrai un interprete, un locale che ti porta a giro, però ecco come viene strutturato il reportage in questo caso quando vai a preparare. Beh, normalmente, per partire, per raccontare una storia di queste, c'è una preparazione di circa 6 mesi. Generalmente i miei tempi sono questi, sono circa 6 mesi di preparazione per raccontare poi una storia. 6 mesi di preparazione significa che in 6 mesi io raccolgo più informazioni possibili sul luogo, in modo da documentarmi il più possibile, in modo da sapere molto bene quello che andrò a fare. Mi preparo già tutto il racconto, nel senso che mi preparo già una specie di sceneggiatura, una storia, la storia che voglio raccontare, quindi già con tutto quello che vorrò andare a fotografare, e per appunto raccontare come costruire un documentario, un film, insomma. E questo cercando appunto i contatti locali che poi ti permettono di girare, di raccontare questa storia. Contatti locali che sono appunto di solito delle guide, dei fixer, quelli che vengono chiamati fixer, degli interpreti, che perché chiaramente in tanti luoghi parlano solamente la lingua locale e quindi hai bisogno di un interprete. E quindi la ricerca è rivolta appunto a tutte queste persone che ti possono poi permettere di entrare nelle situazioni, che ti permettono poi di arrivare nelle case, a intervistare le persone, a incontrare le vittime dell'incidente, eccetera. E, è una preparazione anche però, in questo caso andando in un luogo molto contaminato, è una preparazione anche di tutela della nostra salute. Non ci andiamo la via, chiaramente dobbiamo proteggerci. In tutti questi anni, dal 2002 che mi occupo di nucleare, quindi chiaramente
le conoscenze che ho accumulato in questi anni mi permettono di arrivare in un luogo con le protezioni adeguate, che sono appunto, come avete visto, le tute, le mascherine ad alta, le FFP3, che adesso tutti conoscono, a causa del virus, ma sono mascherine che io indosso dal 2002, perché appunto sono mascherine fondamentali per evitare di inalare particelle radioattive. E attualmente sono diventate fondamentali per combattere il virus. Alla fine, virus e radioattività sono molto simili. A livello di pericolosità, dove... Ah, scusa, scusa. E quindi c'è tutta una preparazione anche prima, di conoscenza del pericolo, perché non si va mai, non bisogna mai andare sprovveduti, anzi, in queste situazioni bisogna andare molto preparati. E sapere benissimo, abbiamo sempre un contatore Geiger che ci indica il livello di radiazioni, e andiamo spesso con gente del luogo, come avete visto, gli scienziati dell'Istituto Nazionale del Nucleare, che conoscono molto bene il luogo, sanno bene i luoghi peggiori e il tempo che ci puoi stare. E, ti dicevo questo, tra l'altro stanno arrivando delle domande e te le posto. Infatti Stefano mi chiedeva se sanitariamente parlando ti fai analisi prima e dopo del viaggio. No, quello l'ho fatto un paio di volte all'epoca a Chernobyl. Le analisi consistono soprattutto all'epoca, quando ti parlo del 2005-2006, quando ho fatto il mio primo lavoro su Chernobyl, che ero andato a intervistare degli scienziati in Bielorussia. Loro fanno dei test, hanno delle macchine, degli spettrofotometri che misurano la contaminazione interna. E all'epoca, soprattutto per curiosità, avevo fatto anch'io questa spettrofotometria. Questa sedia praticamente che ti analizza la contaminazione interna. Ma generalmente no, nel senso che non ha molto senso per me fare analisi prima e dopo, soprattutto per il periodo breve che sto, nel senso che io andando in un luogo per un breve periodo, anche mangiando localmente, perché tocca mangiare localmente, la quantità di radionuclidi che io assorbo nell'organismo vengono espulsi dall'organismo. È l'accumulo continuo che diventa pericoloso, cioè il fatto di vivere lì, mangiare continuamente lì, inalare particelle, che è il pericolo maggiore, e per questo giro dove ovviamente è necessario con le mascherine ad alta protezione. Che mi immagino che per chi ti vede del posto ti prende quasi come un extraterrestre, perché dice: guarda questa truppa che arriva, che sono tutti coperti e tutti protetti, invece magari loro vivono all'ordine del giorno. No, dipende dove, nel senso che quando siamo entrati nel poligono eravamo tutti bardati completamente. E quando siamo andati nei villaggi, no, non avevamo neanche le mascherine di protezione, per il semplice motivo che non puoi andare in un luogo a intervistare le persone e arrivare come un marziano, perché non è eticamente, diciamo, corretto. Ti devi adattare. Devi vivere come loro, nel senso che se vai in un luogo, in un villaggio, per poter entrare in empatia con le persone, devi vivere come vivono loro. Spesso noi, quando arriviamo in un luogo, cerchiamo anche di farci ospitare dalle persone, e quindi andiamo a casa delle persone, e spesso succede che magari ti invitano a pranzo, a mangiare, e quindi mangi il cibo locale, magari ti invitano a dormire e dormi da loro, e quindi cerchi di vivere la vita come la vivono loro, se no rimani un turista e basta. Invece, per poter raccontare questa storia, devi vivere quello che vivono loro, assolutamente. E quindi è chiaro che un minimo rischio c'è, quello fa parte del mestiere. Come tutti i mestieri, c'è il rischio. Falegname rischia di tagliarsi le dita, e noi rischiamo di prenderci un po' di radiazioni. Pierpaolo, scusa, ti volevo chiedere Qual questo. è il... Posso Sì? chiedervi? Volevo chiederti questo. Vai, vai, Vincenzo. Tu ti sei occupato, ovviamente, oltre al poligono di tiro, quindi al disastri che ha causato
questo sito, no, di test nucleari, ti sei occupato in modo importante del disastro di Chernobyl, sia riguardo all'esplosione dei reattori, sia per quanto riguarda l'incendio succeduto poi in seguito negli anni. Questo ha portato anche a fare un film che invito a vedere su Amazon Prime, sembra che sia, che ecco, su Chernobyl. Volevo chiedere che analogie hai trovato tra le due situazioni dal punto di vista del degrado sia ambientale che umano di queste popolazioni? Se ci sono analogie o differenze? Sì, no, le situazioni sono molto simili per tanti motivi. Uno perché riguarda il nucleare, quindi contaminazione radioattiva è uguale sia alla via che a Chernobyl, chiaramente per motivi diversi, però alla fine la contaminazione e i contaminanti sono sempre quelli. E anche le problematiche sanitarie e ambientali sono identiche. Dal punto di vista umano è uguale, nel senso che stiamo parlando sempre di due paesi ex sovietici, uno l'Ucraina e l'altro il Kazakistan, due paesi che si sono staccati dall'Unione Sovietica ma hanno mantenuto molto le tradizioni dell'epoca sovietica, la mentalità, la situazione politica, la situazione economica, tutta una serie di cose che li accomuna. E quindi anche a livello di affrontare il problema, eccetera, è tutto molto molto simile. E sono storie molto molto simili alla fine, nonostante una sia un incidente di una centrale nucleare e una sia un poligono di tiro di test atomici. Okay. E come fai a muoverti in posti invece proibiti, tra virgolette? Ho letto degli stalker che supportano e organizzano addirittura anche delle visite guidate in questi posti abbandonati, anche molto molto rischiosi. Allora, la storia degli stalker è nata nel 2017, praticamente io appunto dal 2002 frequento Chernobyl, sono stato una trentina di volte e vi racconto un attimo come è nata questa storia qua. Dall'epoca, dal 2002, io ho la mia guida di fiducia, nel senso che da lui lo conosco da una vita. Sempre lui, si chiama Yuri, negli anni poi lui è diventato il vice direttore della zona, quindi è diventata anche una persona molto importante che ha possibilità anche di accessi molto importanti che per me sono stati fondamentali per documentare Chernobyl. La storia dei Stalker nasce da questo rapporto di amicizia e di fiducia che ho con questa guida, che mi conosce ormai benissimo, sa benissimo a cosa sono interessato e che mi porta nelle varie storie, come la storia dei riciclatori di metalli. E appunto mi è arrivata anche questa storia degli Stalker un giorno, che ero lì per altre cose, e la mia guida mi dice: "Guarda, oggi ho dei problemi in ufficio, devo far carte, non ti posso seguire, ti do un ragazzo che ti segue, ti accompagna lui. Parlaci perché sono sicuro che ti interesserà la sua storia, parlaci." E così mi ha messo chiaramente la pulce nell'orecchio e sono andato in giro con questo ragazzo, ho iniziato a parlarci, ragazzo molto giovane, 27 anni, e inizia a dirmi che conosce molto molto bene la zona, tutta la zona, e dico: "Come mai così giovane conosci molto bene la zona? Insomma, sei molto giovane per conoscerla così bene." E lui mi dice: "Ma ci sono entrato 42 volte illegalmente." E lì mi si è aperto un mondo che non conoscevo e che all'epoca non era conosciuto, e che era il mondo degli stalker, cioè di questi gruppi di ragazzi ucraini che entrano illegalmente nella zona, fanno questo viaggio all'interno della zona di esclusione illegalmente per arrivare a Pripyat. Mi ha incuriosito tantissimo, chiaramente, mi sono fatto raccontare e gli ho detto appunto: "Senti, la prossima volta che ci vai, chiamami, avvertimi che ci vengo anch'io." E così ho chiamato Alessandro Tesei, collega con il quale lavoro da sempre, gli ho detto: "Guarda,
c'è questa storia qua che dobbiamo assolutamente andare. Ovviamente mi ha detto subito di sì. E la prima volta, la prima occasione che abbiamo avuto, ci siamo aggregati a un gruppo di loro, tre di loro, e siamo entrati illegalmente nella zona. E da lì nasce questo viaggio, che è un viaggio incredibile, un viaggio di 60 km in 2 giorni in mezzo ai boschi di notte, perché hanno fatto prendere la polizia, in mezzo a boschi chiaramente contaminati, in mezzo agli animali selvaggi, perché, selvatici, perché è pieno di lupi, orsi, di tutto ormai la zona. Quindi un viaggio anche molto rischioso e di grande avventura, ma anche con un profondo senso umano dietro, e che abbiamo documentato e raccontato in questo documentario che adesso si chiama The Zone Road to Chernobyl, che adesso è su Amazon Prime, lo potete vedere su Amazon Prime Video. Sì. Bene, grazie. Pierpaolo, io ho trovato agghiacciante questo racconto. Mi hanno colpito anche molto le immagini. Legato alla domanda che ti aveva fatto Vincenzo, c'era Paolo Gogni che appunto ti chiedeva la stessa cosa e ti chiedeva inoltre i dosimetri a che livello arrivano. Allora, all'interno della zona di Chernobyl, Chernobyl in tutti questi anni praticamente l'ho girata tutta la zona di esclusione, praticamente quasi tutta. La diffusione della radioattività è a macchia di leopardo, C'è un po' di cioè disturbo dell'immagine. la zona Mi di sentite? Chernobyl. Mi sentite? Sì. Dicevo. Sì, ti sentiamo, sentiamo. Okay. Dicevo che la zona di Chernobyl, la zona di esclusione di Chernobyl, è una contaminazione a macchia di leopardo, viene detta, a pelle di leopardo, cioè zone molto molto contaminate e subito dopo magari una zona pulita, perché chiaramente la radioattività è caduta, soprattutto col vento, con la pioggia, e ha contaminato alcune zone. E ci sono livelli molto molto differenti, ci sono mediamente Pripyat, hai una contaminazione che va dai 2 ai 10, 30, alcuni punti ho misurato anche 100 microsievert l'ora, il livello normale è 0,08, 100 microsievert l'ora, il livello normale è 0,08, 100 microsievert. Qualche problema? Francesco, stacca una delle due. Dicevo appunto che nella zona di esclusione di Chernobyl ci sono livelli molto vari. No, c'è un Francesco, c'è un ritorno. ritorno. Francesco, c'è un ritorno. Mi Mi sentite? sentite adesso? C'è un Mi ritorno. sentite adesso? Sì. C'era Ciao. stato un po' di Francesco, c'è ritorno un ritorno. di ritorno di immagine. Sono le radiazioni. Ora Sono mi le sento. radiazioni. No, c'è un ritorno. Non so cosa è combinato. Ora meglio? Allora, prova a parlare, ma mi pare che sia ritorno. Allora, prova a parlare, ritorno. Prova. Resetta tutto come era prima. Devi staccare un microfono, Francesco. Problemi tecnici. Ecco, Ora adesso sembra. è sparito Francesco e funziona tutto, vedi? È Sì, e lui è radioattivo. lui il problema. Ora mi sembra meglio. Allora, ritorno al Perfetto. punto di prima. Dicevo che la zona di esclusione di Chernobyl è una zona molto ampia, 30 km di raggio, dove la Ho contaminazione ha potenziato. staccato.
cosa significa? Che sì, alcune zone sono molto contaminate. Dovrebbe... Sì, mi sentite? Perfetto, ora funziona. Alcune zone sono molto molto contaminate e altre zone invece subito dopo magari è più o meno pulito, perché la contaminazione è caduta col vento, con le piogge e si è concentrata. E quindi nella zona ho misurato livelli di tutti i tipi, da livello normale 0,08 microsievert. E ci sono dei picchi dove si arriva anche a 100, 150, 200 microsievert l'ora. Sono quelli chiamati hotspot. Se avete altre domande. Ah, sì, una ce l'ho io, che fa. Ma l'attrezzatura che ti porti dietro è mastodontica, a quanto pare, perché devi fare foto, filmati, raccogliere tutte le informazioni, montarli, cioè non montarle, no, ma insomma avere un bel sistema di backup per poi insomma portare a casa tutto il materiale. No, generalmente viaggio molto molto leggero, nel senso che, tra virgolette, per capirci, negli ultimi anni, dal 2013, faccio anche tanto video, e quindi divido il lavoro sul campo con fotografia e video. Normalmente ho un corpo macchina dedicato alla fotografia e una macchina sempre fotografica, sempre Sony, dedicata al video. E generalmente lavoro in contemporanea, e questo perché generalmente la macchina video è appoggiata a un gimbal, che è uno stabilizzatore praticamente, e che lo utilizzo appoggiandolo su di me e tenendolo con una mano, e con l'altra mano uso la macchina fotografica. Quindi spesso riesco a lavorare in contemporanea, e spesso anche per il fatto che ho sempre il collega Alessandro Tesei che copre eventualmente la parte video e quando io inizio a fotografare. Poi ovviamente ho un drone, utilizzo tanto un drone, la parte audio perché abbiamo microfoni eccetera, e ovviamente tutta la parte di backup, hard disk eccetera, che ci servono poi quando torniamo la sera per scaricare tutto il materiale. Generalmente quando giriamo nei luoghi siamo molto leggeri, nel senso che giriamo appunto con uno zaino, con due corpi macchina, due droni, il mio e quello di Alessandro, e poco altro, e i microfoni. E poi chiaramente nelle case dove dormiamo, eccetera, abbiamo tutta una serie di strumentazione che rimane lì a disposizione per rotture, per perdite o per backup, eccetera. Bene, grazie. Come ti approcci alle persone, alla gente del posto? Evidentemente dalla cultura è molto diversa dalla nostra. E questo è proprio un lavoro, nel senso che ci mettiamo noi tantissimo per entrare in contatto con le persone, perché è giusto così, nel senso che per raccontare la vita. Ho una domanda. Intanto ci sono tantissime domande. Ok, finisco questa e poi parti con le altre. Quando arriviamo in un posto, prima di iniziare a fotografare, io parlo tantissimo con le persone. Di solito appunto c'è un interprete che mi fa da tramite. Parlo tantissimo con le persone perché è fondamentale dal mio punto di vista parlarci, per due motivi. Uno, perché devo conoscere le persone, conoscere la loro storia, per sapere cosa sto fotografando e cosa sto raccontando. E due, l'altra parte fondamentale, perché loro devono sapere chi sono io. Infatti quando arrivo in un posto mi presento, spiego bene chi sono, cosa faccio, perché sto facendo questo e perché voglio fotografarli. Perché eticamente è corretto che loro sappiano esattamente quello che io sto facendo. Perché poi il loro viso, il loro volto andrà in giro per il mondo e sarà la loro storia che andrà in giro per il mondo. E quindi è corretto che loro mi diano consenso a raccontare le loro storie. Quindi è fondamentale presentarsi.
E terzo, è fondamentale tutto questo passaggio di parlare, di raccontare e di farsi raccontare per entrare in confidenza con le persone, in modo da avere quella, quella distanza della persona da te, nel senso che appunto la persona non ti considera più un estraneo, ma una persona del luogo, cioè una persona che ti conosce, e quindi diventa naturale, quindi non fai ritratto una persona inchiodata a guardarti fissa, impaurita, ma riesci a fare dei ritratti naturali proprio perché sei diventato confidente con lei. E questa è la parte fondamentale del lavoro, assolutamente. Certo. Il 90% del lavoro, tantissimi pensano che fare il fotogiornalista sia fotografare. No, il 90% del lavoro è tutt'altro, nel senso è il 10% è il click, la foto, ma per arrivare a quella foto lì, il 90% è studio, 6 mesi di preparazione, andare sul luogo, giornate intere anche senza fotografare, solamente per parlare con le persone, per farsi conoscere, per poi arrivare alla fine a quel click che è il 10% di tutto il lavoro. Okay, grazie. Paolo, in queste persone comunque c'è consapevolezza di quello che è successo e di quello che stanno vivendo, però nonostante questo continuano ad abitare lì, queste zone sono abitate. Quindi utilizzano l'acqua, il cibo che comunque è contaminato, e nonostante tutto le centrali nucleari esistono ancora. Tu che idea ti sei fatto? Ma allora, il problema delle persone che continuano a vivere lì è un problema dovuto al fatto che non hanno altra possibilità, nel senso non sono persone, di solito sono persone nei luoghi che ho frequentato, appunto in questi villaggi o a Chernobyl, eccetera, e sono persone che vivono in villaggi molto semplici e persone che non hanno disponibilità economica per spostarsi da un'altra parte, per iniziare una vita da un'altra parte, quindi sono praticamente costretti a vivere lì, non è che vivono per scelta, tanti sono costretti, alcuni vivono anche per scelta perché sono terre dove sono nati, per esempio come i Samoseli di Chernobyl, cioè gli anziani che poi sono rientrati nella zona di esclusione di Chernobyl, che hanno deciso di vivere nelle loro case nella zona di Chernobyl. Per loro è stata una scelta perché sono nati in quel luogo, per loro è la loro casa e non vogliono andare via dalla loro casa, ma per tanti altri è una costrizione, insomma, perché non possono andare da nessun'altra parte. Per quanto riguarda le centrali nucleari, qua si apre un discorso gigantesco, nel senso che ormai da 20 anni che mi occupo di nucleare e quindi l'ho studiato in maniera molto approfondita, non solamente a livello scientifico eccetera di letteratura, ma anche a livello locale, nel senso vedere le conseguenze, e dietro il nucleare c'è tutto un mondo gigantesco di interessi economici, politici enormi, e la mia idea sul nucleare è ben precisa, nel senso che il nucleare è nato, civile parlo, è nato solamente per produrre plutonio per le testate atomiche, cioè le centrali nucleari nascono con quella funzione di produrre plutonio per gli armamenti atomici, e visto che producono energia sono state fatte passare come un bene per l'umanità. Non è affatto un bene, perché oltre agli incidenti che ci sono stati, che ormai sono abbastanza e devastanti, parlo di Chernobyl, di Fukushima, di Mayak, un altro incidente che ho documentato e che si sa pochissimi conoscono, e oltre ai danni causati da questi incidenti che sono devastanti, perché stiamo parlando di incidenti che causano una perdita di terre enormi, quantità di terre per 24.000 anni, quindi un'idea che l'uomo non ha neanche, perché stiamo parlando di 24.000 anni, oltre a tutti i danni sanitari, i danni economici. Pensate che all'Ucraina Chernobyl costa il 16% del suo PIL nazionale per tenere in sicurezza quella zona, quindi è un costo enorme per l'Ucraina. Oltre a questo, quello che poi l'umanità deve affrontare con le centrali atomiche
è tutta l'eredità delle scorie. Le centrali nucleari producono tonnellate di scorie che poi vengono parcheggiate in un luogo, attualmente sono quasi tutte parcheggiate nel deposito della centrale. E sono stati in alcuni stati trovati dei centri nazionali per convogliare le scorie nucleari. In Germania, per esempio, in Finlandia, hanno creato questi centri nazionali dove convogliare le scorie nucleari. Sono dei luoghi dove vengono stivate delle scorie che hanno una durata di da 24.000 anni, come il plutonio, ai residui dell'uranio che arrivano a 7 miliardi di anni. Quindi stiamo parlando di tempi inimmaginabili. E dovete pensare che questi luoghi dove vengono messe le scorie dovranno essere mantenuti in sicurezza per almeno 24.000 anni. E quindi dovremo pagare il personale per 24.000 anni a mantenere in sicurezza questi luoghi. Quindi anche quando si dice che il nucleare è economico, è una grandissima bufala totale, perché non viene mai messo in conto il costo dello stivaggio delle scorie nucleari, che dobbiamo metterlo, perché lo paghiamo, tuttora lo paghiamo. L'Italia la stessa, nonostante abbia avuto 4 centrali nucleari chiuse praticamente subito, a tutte le scorie prodotte dalle centrali che sono ancora lì e che noi paghiamo con le tasse per mantenerle in sicurezza, e dovremo pagarle per i prossimi 24.000 anni, come tutti gli altri stati che hanno prodotto scorie nucleari. Quindi questi costi non vengono mai menzionati, ma li paga sempre gli stati. Oltre al fatto che, per esempio, un'altra delle problematiche è che dopo aver finito il ciclo della centrale, cioè una centrale normalmente dura 40 anni, adesso le allungano sempre di più, perché stanno arrivando a quasi tutta a fine ciclo e non sanno come, cioè diventa un costo smantellarle, quindi allungano la vita aumentando il rischio, perché più le centrali sono vecchie più aumenta il rischio degli incidenti. E, per esempio, dopo 40 anni in teoria la centrale dovrebbe essere chiusa, ma una centrale nucleare non è che arrivi lì, chiudi le chiavi e te ne vai via, e deve essere mantenuta in sicurezza dopo per 65 anni, che è il tempo necessario per far scendere i contaminanti più pericolosi all'interno del reattore prima di smantellarla. Quindi per 65 anni tutto il personale deve essere pagato, e viene pagato dallo Stato, non dalla ditta privata che ha usufruito dell'elettricità, dell'economia della centrale, viene pagato dallo Stato tutto il personale per mantenere in sicurezza una centrale per 65 anni che non produce assolutamente niente. Dopo 65 anni può essere smantellata, e ci vogliono circa 40 anni per smantellare una centrale nucleare. Quindi capite che ci sono dei tempi e dei costi spaventosi che non vengono mai menzionati. Quindi il nucleare non è affatto economico come raccontano, senza contare appunto tutti i danni che poi dovremmo pagare. Per esempio, l'incidente di Fukushima è stimato che in 40 anni costerà al Giappone 1.000 miliardi di euro. Questa è la somma che costerà al Giappone. Il Recovery Fund adesso, stanziato dall'Europa praticamente per il Covid, lo dovrà pagare solo il Giappone per Fukushima. Quindi stiamo parlando di cifre inimmaginabili. Impressionante. Mi sentite ora? Dovrei aver risolto. Sì, sì. Perfetto. Scusate, ma mi sembra... Impressionante. Allora, c'ho Stefania che ti chiede: nei tuoi progetti futuri ci sono altri per i reportage in luoghi radioattivi o comunque contaminati? Ne parlavamo giusto prima della diretta. Sì, nel senso che questo progetto che ho iniziato, che si chiama Living Toxic, che riguarda un po' tutto l'inquinamento che ha causato l'uomo nei confronti della Terra, non solamente radioattivo, nel senso che appunto siamo andati a documentare inquinamento da industrie, inquinamento minerario, eccetera. E, sicuramente ci sono altri capitoli che riguardano l'inquinamento radioattivo che andremo a documentare. Un altro che stiamo in attesa di tornare a documentare è Fukushima, perché il prossimo anno sono 10 anni dall'incidente,
e volevamo, io e sempre Alessandro Tesei, andare a raccontare appunto di Fukushima 10 anni dopo. Ci siamo stati all'epoca, io e Alessandro, nel 2011, subito dopo l'incidente, e volevamo adesso tornare, vorremmo tornare 10 anni dopo per raccontare che cosa succede. Il problema è che il Covid ha rivoluzionato tutto e in questo momento in Giappone non ti fanno entrare, c'è un blocco proprio totale e quindi siamo in attesa di che sblocchino per poter partire. E su quello che dicevi su Fukushima, Stefano chiedeva che in questo periodo in Giappone stanno parlando di gettare in mare non so quante tonnellate di acqua radioattive derivanti appunto dall'incidente di Fukushima. E questa è la disinformazione che arriva a noi regolarmente, nel senso che non è vero che vogliono buttare acqua, tonnellate di acqua in questo momento, le buttano ogni anno. È da quando è successo l'incidente che ogni anno, regolarmente, il governo giapponese scarica nell'oceano tutta l'acqua accumulata. Perché cosa succede? Che lì la centrale nucleare, per essere mantenuta fredda, praticamente nella centrale Fukushima ci sono 3 reattori in fusione, uno in fusione totale e 2 in fusione parziale. Cosa significa? Che i noccioli si sono fusi completamente o parzialmente e quindi per mantenere il raffreddamento di questi noccioli, se no si surriscaldano e esplodono, devono continuamente buttare acqua dentro per raffreddarla. Quest'acqua poi viene raccolta in enormi contenitori, quella che non si disperde già di suo chiaramente sotto, perché i contenitori dei reattori sono bucati, quella che riescono a raccogliere la raccolgono in enormi contenitori che vengono stivati lì della centrale. Periodicamente questi contenitori finiscono, perché sono tonnellate di acqua che buttano dentro, e periodicamente li buttano in mare. Ogni tanto salta fuori la notizia che hanno deciso di buttarli in mare, come se fosse una cosa una tantum, una volta ogni 5 anni, una volta ogni 6 anni. No, lo fanno, non dico ogni mese, ma tante volte l'anno scaricano continuamente acqua radioattiva, purtroppo. E questo dovranno farlo almeno per 40 anni, ha stimato il governo giapponese. È il tempo che ha stimato il governo giapponese per cercare di mettere in sicurezza i 3 reattori fusi. Quindi non mangiate pesce del Pacifico, per riassumere. Infatti mi ricordo di aver visto una mappa dove ci sono tutte le aree, diciamo, più contaminate o meno, dove è consigliabile mangiare il pesce, o comunque prendere il pesce dove è stato pescato o meno. Questo me lo ricordo quando sono stato in Germania. Sì, purtroppo soprattutto nei prossimi anni tutta questa acqua radioattiva, chiaramente l'oceano è molto grande, ci sono tonni pescati in California che sono risultati contaminati, perché sono pesci che chiaramente arrivano sono pesci migratori, partono dal Giappone, vanno in California e sono contaminati la via, e poi li pescano in California e ti mangi il pesce contaminato in California. Quindi purtroppo c'è uno spargimento della contaminazione che non è purtroppo neanche prevedibile e tracciabile. Ho una domanda di Mick Cipo, che praticamente sono 2. Allora dice: parlando di fotografia, i lavori che hai fatto tra Chernobyl e Abzakia sono stati sicuramente più di impatto a livello visivo. Quali sono state le difficoltà, parlando fotograficamente, per continuo, che hai trovato con questo reportage, dove il problema c'è ma sembra invisibile? Sicuramente raccontare la contaminazione non è semplice, perché non la vedi. C'è modo di raccontarla, perché chiaramente c'è quello che rimane dopo una contaminazione, cioè tanti luoghi abbandonati, tanti luoghi contaminati. E la difficoltà fotografica, secondo me, non è tanto la difficoltà a livello fotografico, perché le situazioni ci sono, è il saperlo raccontare, nel senso che poi devi tirare fuori la storia, devi
tirare fuori quello che c'è dietro. E quindi c'è, da questo punto di vista, è sempre il solito discorso che dicevo prima, lo scatto è il 10%, ci arrivi allo scatto dopo aver fatto una ricerca gigantesca, dopo aver costruito la tua storia a casa, dopo aver costruito anche gli scatti che vuoi ottenere a casa, avendo immaginato quello che andrai a raccontare e andandolo a cercare poi sul luogo dove arrivi. Per questo, dopo tutta questa preparazione, gli scatti fotografici vengono abbastanza facilmente, perché c'è tutto dietro un lavoro che ti permette poi di lavorare in maniera molto veloce, facile, sul luogo, perché è già stato tutto, non dico preparato tutto, ma quasi. Ok. E poi ho Paolo Vogni che ti chiede: nel poligono in Kazakistan invece i livelli di radioattività sono molto più bassi, la gente può entrare nelle zone senza avere il lascia passare o arrivare al punto zero senza controlli? Allora, nel poligono le radiazioni non sono molto più basse, sono molto più pericolose, perché lì c'è contaminazione da plutonio, che è l'elemento più pericoloso in assoluto. E c'è anche a Chernobyl, ovviamente, però è circoscritto in alcune zone, mentre lì è tutto plutonio. E ripeto, è l'elemento più pericoloso. Ed è l'elemento che non puoi trovare, constatare con un contatore Geiger normale, perché viene rilevato, sono radiazioni alfa che vengono rilevate solamente da contatori militari, di solito contatori che hanno dei costi molto molto alti e che noi umani non abbiamo. I nostri contatori, quelli Geiger normali, rivelano le radiazioni gamma e beta, non alfa, quindi anche se c'è contaminazione al plutonio tu non la rilevi nonostante ci sia, e quindi la contaminazione. Il livello massimo che ho registrato nel poligono era nel lago atomico ed è arrivato intorno a 15-16, il livello normale 0.08, come vi dicevo, è arrivato intorno a 15-16 microsievert. Lì c'era naturalmente tanto cesio, perché le bombe rilasciano anche cesio, che emette raggi gamma. E quindi diciamo che la contaminazione è molto diversa, non è rilevabile da noi se non con strumentazioni molto costose e soprattutto militari. E la gente lì può entrare liberamente perché è un'area gigantesca non controllata, nel senso che il poligono di tiro di per sé è 18.000 km quadrati come misura, e quindi non è circondato, è tutto libero l'accesso, nonostante sia vietato l'accesso, e quindi la popolazione locale ci entra tranquillamente. Portano le persone, gli animali a pascolare, vanno al lago a pescare, e quindi entrano tranquillamente nel poligono. Anche noi, volendo, ci possiamo entrare tranquillamente, nel senso che ci vuole un permesso per entrare nel poligono. Non sei ufficiale e rischi anche di finire in prigione, perché è una violazione di una norma locale, chiaramente. E quindi devi avere un permesso per entrare, ma volendo uno ci entra tranquillamente, perché non è controllato. Sono steppe infinite, con strade sterrate, uno ci arriva tranquillamente. E su questo mi collego alla domanda che aveva fatto Alessio Poli, che ti chiede se non ha mai ricevuto pressioni dal governo delle zone contaminate per non fare conoscere all'opinione pubblica i danni delle radiazioni. Sì, allora generalmente quando parli di inquinamento ci sono tante problematiche legate ai governi locali, perché spesso questi inquinamenti sono causati anche con la complicità dei governi locali, perché ovviamente chiudono gli occhi, non rispettano le normative, non fanno rispettare le normative, eccetera, eccetera. E quindi chiaramente quando parli di inquinamento spesso i governi locali non sono molto benevoli nei tuoi confronti. Mi è successo diverse volte, nel senso che mi è capitato in Bielorussia. Bielorussia è la zona più contaminata da Chernobyl. Io mi sono occupato di Bielorussia dal 2002 al 2007, parlando appunto di Chernobyl, perché appunto la Bielorussia 70% del suo territorio è contaminato da Chernobyl.
In Bielorussia ha avuto parecchie difficoltà, è una dittatura, è un luogo difficile dove lavorare. E sono stato arrestato in Bielorussia e mi è capitato di avere minacce, nel senso, per fortuna quando ero fuori, mi è successo proprio in occasione di una conferenza, ho incontrato l'ambasciatore bielorusso che si è avvicinato e mi ha detto chiaramente, guardi, sappiamo. La conosco, sappiamo che lei, le posso dire che non è ben voluto in Bielorussia. Quindi chiaramente era una minaccia. Ci sono queste situazioni, purtroppo, perché chiaramente sono legate ai governi locali. Cosa che non ho trovato assolutamente in Kazakistan, a mia sorpresa, anzi, ho trovato una collaborazione totale del governo kazako, che mi ha fatto molto piacere, governo centrale, non locale. C'è stato questo diverbio tra i due governi. Il governo centrale, quando ho proposto il progetto, ci hanno accolto a braccia aperte perché loro, appunto, come vi dicevo, sono i portavoce, per il disarmo degli armamenti atomici. E quindi hanno tutto l'interesse a far conoscere che cosa causa un poligono di tiro. E quindi ci hanno praticamente accolto a braccia aperte, ci hanno dato tutti i permessi possibili e immaginabili. Tutta la lista delle cose che volevo vedere mi hanno dato il permesso e abbiamo potuto appunto girare, tra virgolette, tranquillamente per tutto quello che avevo chiesto. Poi localmente ci siamo scontrati improvvisamente con i governi locali che hanno mentalità sovietica e che non volevano assolutamente farci vedere quello che avevamo le autorizzazioni per vedere, tra l'altro. E quindi ogni volta ci dicevano no, lì non si può andare, e io dicevo come non si può andare? C'abbiamo pure il permesso del governo centrale, e quindi abbiamo dovuto lottare continuamente col governo locale per poterci far portare nei luoghi che avevamo già predestinato, continuamente chiamando il governo centrale, facendo pressioni governo centrale e governo locale, proprio con questa problematica di mentalità. E riguardo altre esperienze, diciamo, brutte vissute in questi tipi, in questi viaggi di reportage, quali sono state? Questa è una domanda di Zada. Allora, diciamo che esperienze brutte non ci sono, nel senso che in ogni caso sono sempre esperienze che ti portano a qualcosa, anche se sono difficili, complicate, sono sempre esperienze che ti portano una ricchezza, anche se magari poi ti ritrovi dentro una cella per 24 ore a sperare di uscirne. Però ti fanno conoscere tante realtà diverse. E sicuramente le esperienze più brutte sono quelle, nel senso quando ti ferma la polizia locale e ti ritrovi in balia di questi che non sai se ti lasciano o ti tengono lì, soprattutto in stati complicati come la Russia, per esempio, o Bielorussia, dove anche lì non esistono grandi democrazie e quindi chiaramente ci sono difficoltà anche a livello di libertà individuale e libertà di stampa. E sicuramente quelli sono i momenti peggiori. E a livello magari di materiale, cioè, ti sembra trovato magari in situazioni in cui le autorità ti vogliono, cioè, oltre a perquisirti, ti vogliono cancellare magari le SD, i dati di salvataggio, gli hard disk, perché magari vengano a conoscenza di quello che hai registrato. Sì, anche questo capita spesso, ci è capitato in Russia, in Bielorussia, in tanti altri posti che ti fermano le autorità locali o ti sequestrano la scheda di memoria o ti dicono di cancellare le foto. Diciamo che sono tutte cose alle quali sei preparato, nel senso che quando fai questo mestiere sai benissimo che ti può succedere e quindi già ti prepari mentalmente a risolvere la situazione. Cosa significa? Che spesso quando succede che magari arrivano i poliziotti, si avvicinano, quello che faccio sempre è avere una scheda vuota e sostituirla immediatamente. Prendere la scheda che ho nella macchina,
intascarla e metterla con la scheda vuota, in modo che quando arrivano lì non c'è niente. E quindi io, al massimo mi sequestrano una scheda vuota. Oppure quando magari mi è capitato che sono arrivate a sorpresa e ho iniziato a guardare le foto e ti chiedono di cancellarle, io le cancello, ve lo faccio vedere, formato la scheda, perché tanto so che le recupero. Ci sono programmi che recuperano le foto, ma loro non lo sanno. E quindi diciamo che sulla loro ignoranza e sul fatto che insomma la tecnologia ha questi grandi vantaggi. Oppure è successo in Cina, un altro dei luoghi molto complicati dove ho lavorato. In Cina sono andato a documentare le miniere di carbone. E, in Cina praticamente ho avuto i servizi segreti da quando sono sbarcato praticamente a quando sono ripartito. E lì mi è successa una cosa molto particolare in aeroporto alla fine, nel senso che ho sempre avuto questi dietro sul collo. E, quando sono arrivato in aeroporto è successo che appunto mi hanno fermato, e mi hanno chiesto il passaporto, mi hanno portato in un ufficio e mi hanno detto: ci faccia vedere le foto che ha fatto in questo periodo, sapendo benissimo appunto chi ero, nel senso che appunto sapevano tutto di me, sapevano tutti gli spostamenti che avevo fatto, hanno fatto domande dettagliate in maniera dettagliata, incredibile, dicendo a quel giorno, a quell'ora lei si trovava in questo posto, che cosa ci faceva lì, che i turisti lì non vanno, e tutte domande del genere, quindi mi hanno seguito completamente. E anche lì sapevo di questa cosa qua, quindi mi ero già preparato, nel senso che avevo preparato una cartella con tutte foto turistiche che avevo fatto durante il periodo, apposta, e, con tante foto turistiche messe in una cartella alla rinfusa, con cartelle su cartelle su cartelle su cartelle, in modo che perdessero tanto tempo per andare a cercarle. E tutta la parte invece del lavoro l'avevo uno su un hard disk in valigia e l'altro l'avevo lasciato al mio fixer, per sicurezza, se mi sequestrano il materiale, almeno salvo il materiale e me lo spedisce lui. Quindi mi ero già preparato, sapendo le situazioni che vai incontro, quindi devi essere sempre preparato a queste cose, perché sai che possono succedere, quindi il materiale l'avevo salvato lasciandolo al mio fixer. Il classico barbatrucco lo trovi sempre, insomma. Sì, no, devi conoscerli assolutamente, sennò rischi di perdere il lavoro totalmente, quindi di aver fatto un viaggio a vuoto. E quindi devi conoscere tutti questi stratagemmi dal piccolo fotoreporter del giovane marmotta. E Paolo, scusami, è da 20 anni, da più di 20 anni che fai fotografia fotogiornalistica. Ecco, dai primi anni ad oggi, come è cambiato il fotogiornalismo e se ci sono dei limiti, soprattutto in Italia, in merito a questo tipo di fotografia? Il mestiere è cambiato tantissimo in questi anni, soprattutto da quando è arrivato il digitale. Nel senso che una volta, quando si fotografava a pellicola, io sono nato a pellicola, per diversi anni ho fotografato a pellicola, e all'epoca era molto più semplice lavorare perché c'erano uno molto meno fotografi. E questo è un vantaggio e uno svantaggio, nel senso che appunto internet digitale ha creato una maggiore democrazia, nel senso che tutti possono avere una macchina fotografica, però ha creato anche un altro fattore, quello della crisi dell'editoria, perché tantissimi giornali non vendono più e la maggior parte degli assegnati all'epoca erano dati dai giornali, erano i giornali che mandavano i fotografi a fare i servizi eccetera eccetera, nei giornali che pagavano onestamente un lavoro al fotografo. Adesso i giornali sono in crisi, quindi non hanno più soldi, non pagano più bene ed è una catena continua e diventa sempre peggio. Oltre al fatto che chiaramente c'è sempre più concorrenza, da una parte è un bene perché chiaramente stanno saltando fuori i fotografi bravissimi di paesi considerati del terzo mondo, paesi da tipo Afghanistan, tipo Iraq, paesi
fotografi locali veramente bravissimi, e questa è una ricchezza per l'umanità. D'altra parte diventa un problema per noi fotografi dell'Occidente, che non veniamo più mandati in quei posti a fotografare, perché tanto ci sono fotografi locali, giustamente, che fotografano il luogo. Quindi è cambiato tantissimo dal punto di vista, diciamo, di sopravvivenza per noi fotogiornalisti. D'altro canto, però, si è arricchito tantissimo, perché appunto c'è un mare adesso, per fortuna, di fotografi bravissimi, veramente bravissimi, che arrivano da ogni parte del mondo, e questo per me è un arricchimento enorme. Io nel frattempo, mentre parlavi, Vincenzo, ti faceva le domande, ho fatto vedere un po' il tuo sito e la tua pagina Instagram. Grazie. Tra l'altro la metto anche in condivisione, e così chi vuole andare a visitarla può seguire il link. Qual è il ruolo del fotogiornalista nella società, Paolo, secondo te? È un ruolo fondamentale, assolutamente, perché il ruolo del fotogiornalista è quello di raccontare gli eventi, raccontare le storie, raccontare quello che succede nel mondo e di portarlo alla conoscenza dell'opinione pubblica e di creare informazione, informazione chiaramente corretta, eticamente corretta. E questo è un ruolo fondamentale nella speranza di cambiare le cose, di cambiare gli eventi, di cambiare la storia. Ovviamente non sono un utopista, nel senso che so benissimo che non cambiamo nulla, ma se riusciamo magari a cambiare anche la vita di una sola persona, la vita di una comunità, la vita di un paese, a migliorare, è già un risultato ottimo per noi. E pian piano il risultato migliore poi è quello di far conoscere all'opinione pubblica le problematiche. Se io informo sull'inutilità e la pericolosità del nucleare, e poi magari molte persone che lo conoscono, magari al prossimo referendum che ci sarà, voteranno no al nucleare. E questo è quello che dovrebbe essere il risultato del nostro lavoro: informare correttamente le persone in modo che ci siano poi delle azioni da parte delle persone che gli permette di cambiare le cose. Certo. Questo tempo di pandemia come l'hai vissuto dal punto di vista della professione? Stato un periodo, per quanto riguarda il fotogiornalismo, non è cambiato molto, nel senso che è arrivato in casa nostra qualcosa che spesso noi documentiamo all'estero. È arrivata una disgrazia gigantesca in casa nostra, e noi spesso, invece, di solito, la maggior parte di noi, colleghi, eccetera, vanno all'estero, perché per nostra fortuna viviamo sempre in un posto ottimo, di altissimo livello rispetto a quello che c'è in giro per il mondo. E quindi spesso noi andiamo all'estero a documentare catastrofi, disastri, situazioni drammatiche, e in questo periodo invece ce lo siamo trovati in casa. È cambiato solamente quello, il fatto di trovarci sotto porta un disastro che sicuramente è la più grande catastrofe che vive l'umanità dopo la Seconda Guerra Mondiale, visto che coinvolge veramente tutto il mondo. Quindi, dal punto di vista del fotogiornalismo, non è cambiato molto. È cambiato il fatto solamente che non ci siamo spostati, l'abbiamo documentato sotto casa. Ci siamo ritrovati col problema in casa nostra. Grazie. Allora, ti faccio un'altra domanda di Stefano che avevo visto anch'io, te la volevo fare. Allora, noi siamo come club, siamo amici del gruppo Minion, che è un gruppo di street photography di Padova, tra l'altro è vicino a te, e che salutiamo. E con loro abbiamo conosciuto Walter Rosenblum, che ho visto, e anche Stefano me lo faceva notare, che hai menzionato sul tuo sito. Sì.
Walter è stato il mio grande maestro di fotografia, oltre che un grandissimo amico. Io ho avuto la fortuna di conoscere Walter negli anni 90 perché l'ho conosciuto per fortuna, diciamo, nel senso che è venuto a Spilimbergo, c'è un centro di fotografia molto importante che si chiama CRAF, è un centro di fotografia che all'epoca organizzava dei corsi molto molto belli di fotografia, chiamando da tutto il mondo insegnanti i più importanti che c'erano al mondo. E arrivavano a Spilimbergo, dove abito io, e questi insegnanti a fare questi corsi. E in quel periodo è arrivato Walter insieme a sua moglie Naomi a fare una lezione di fotografia. Vi racconto un attimo l'incontro che io ho avuto con Walter perché per me è stato illuminante della grandezza dell'uomo, del fotografo e di quanto più una persona è grande, più è umile. E quella volta, quel periodo lì, io stavo facendo servizio civile e lo stavo facendo lì al CRAF, facevo metà al CRAF e metà in comune a Spilimbergo. E mi mandano a prendere Walter e Naomi in aeroporto a Venezia. Allora, io a quell'epoca ero all'inizio della mia fotografia. Avevo appena iniziato a farlo in maniera seria, professionale, e quindi per me trovarmi un'ora in macchina con Walter Rosenblum, che è uno dei più grandi fotografi dell'era americana, era qualcosa di incredibile. E Naomi, sua moglie, che è la più grande, la più importante storica della fotografia. E quindi avevo questi due personaggi incredibili in macchina per un'ora e quindi chiaramente ci ho parlato. È stato un viaggio incredibile per me. E ci siamo conosciuti e poi arrivati lì, Walter il giorno dopo aveva la lezione sua al mattino e io ho detto a Walter, guarda, domani mattina purtroppo non posso esserci perché lavoro in comune, mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto seguire la sua lezione. E lui mi fa, che problema c'è? Siediti. Si è seduto e mi ha fatto 3 ore di lezione lì, così. E sono rimasto scioccato dalla grandezza di quest'uomo, dalla semplicità di quest'uomo che non mi conosceva, aveva visto solamente che avevo grande passione di fotografia e mi ha dedicato 3 ore della sua vita a insegnarmi in quel momento, con delle scene che... da ridere, nel senso che arrivava appunto il presidente del CRAF dicendo: guardate, dobbiamo andare che c'è il sindaco che l'aspetta. Dopo, devo finire la lezione. E quindi è rimasto lì a insegnarmi 3 ore di fotografia. Dopo da lì è nata un'amicizia molto profonda che è continuata fino alla sua scomparsa. E siamo diventati grandi amici, ci siamo visti sempre. Tutti gli anni, diverse volte all'anno, io andavo spesso a New York, lui veniva spesso a casa mia, quindi è nata una profonda amicizia, sia con lui che con sua moglie, che continua tuttora, sua moglie vive tuttora a New York, e, con le figlie, che la figlia Nina è una importantissima regista di documentari, è nata un'amicizia enorme tra le due famiglie, perché poi sono diventati molto amici anche della mia famiglia, e che è durata fino con Walter fino alla sua scomparsa, insomma. E quindi io a Walter devo tantissimo, nel senso che lui mi ha insegnato tantissimo di fotografia a tutti i livelli, non solamente a livello tecnico o di reportage o racconto della storia della fotografia, ma anche a livello umano, come ci si approccia alle persone, come si fotografa, perché devi fotografare. Perché fare fotogiornalismo? Sono tutte cose che mi ha insegnato lui. Infatti anche il Pomignon con Ferdinando Fazio ce ne aveva parlato molto bene di lui. Sì, era una persona incredibile, di un'umanità, di una modestia inimmaginabile. Esatto. Paolo, noi ti consideriamo un maestro ora del fotogiornalismo, ovviamente. Che consigli daresti a chi si volesse approcciare a questo tipo di fotografia? Grazie del maestro, ma sono ancora allievo. Nel senso che la strada è tanto lunga sempre, c'è sempre da imparare. Consiglio è,
se uno piace questo mestiere, di farlo, sapendo che deve avere una grandissima passione, perché è l'unica cosa che è motivazione. Passione e motivazione, perché è l'unica cosa che ti può portare avanti in questo mestiere, perché è un mestiere molto complicato, molto duro, molto difficile. Molti pensano che il fotoreporter sia la storia romanzata del fotografo che va nelle zone di guerra, che va nei luoghi a fotografare. No, come dicevo prima, il 90% del lavoro è tanta ricerca, tanto studio, tanta preparazione, tanta dedizione, tanta informazione, tanta cultura dietro, che ti devi formare prima di arrivare a quel 10% che poi farai a livello fotografico, che poi tra l'altro un 10% di fotografia è molto molto duro, perché quando lavori in luoghi spesso difficili, disagiati, hai dei ritmi sovrumani, nel senso, quando noi andiamo a lavorare di solito lavoriamo 16 ore al giorno, dormi 3-4 ore per notte e lo fai per un mese intero, non esiste una giornata di riposo, lavori con questi ritmi continui, dormendo 3-4 ore per notte, saltando anche il dormire a volte, mangiando quello che capita, se capita, dormendo dove capita, quindi sono condizioni di vita molto estreme che le fai solamente se hai una forte motivazione, quindi se ce l'hai la motivazione e la passione puoi fare questo mestiere. Ho un'ultima domanda di Paolo Gogni, che mi chiede ora, non so se avevi già risposto nel periodo che io mi ero disconnesso per problemi tecnici. Chi è che guadagna sul nucleare e chi è che prende la fetta più grande di denaro? Allora, dal punto di vista economico, il guadagno del nucleare è i produttori, cioè chi costruisce la centrale, e quindi sono quelle 4-5 aziende nel mondo che producono, che costruiscono le centrali, che si prendono la grossa fetta di guadagno, e l'altra parte di guadagno è chi gestisce la centrale fino alla sua dismissione, perché le centrali nucleari sono di solito a partecipazione statale, nel senso che le perdite le paga lo Stato e i guadagni se le prende il privato, funziona in questa maniera. Quindi tutto il guadagno lo prende chi gestisce privatamente la centrale, tutti i costi se li prende a capo il governo. Ma perché? Per il semplice motivo che le centrali sono state fatte per produrre plutonio, quindi c'è uno scopo dietro i governi. Basta vedere la mappa di chi ha le centrali nucleari nel mondo, di solito sono i paesi che hanno gli armamenti atomici. O chi vuole le centrali nucleari, come la Corea del Nord, l'Iran adesso, sono paesi che mirano ad avere gli armamenti atomici, per il semplice motivo che servono a quello le centrali nucleari. E quindi gli stati danno soldi ai privati per costruire le centrali, per gestirle, solamente per avere plutonio. Tanto è vero che stati come Stati Uniti, la stessa Francia, eccetera, non costruiscono più centrali nucleari da una vita, perché non ne hanno più bisogno, perché ormai gli armamenti atomici ne hanno fin sopra i capelli e non sanno neanche dove metterli. Ok, allora, se non avete altre domande, Alessio, Marianna e Vincenzo, faccio vedere l'ultimo screenshot dello schermo e concediamo Pierpaolo per questa serata favolosa. Grazie, grazie Pierpaolo, è stato un onore davvero averti qui con noi stasera, davvero. Piacere mio, grazie. E vi invito ad andare a vedere tutti il film. Stavo condividendo proprio quello. Grazie. Che appunto sarà su Amazon Prime Video e potete vederlo. Naturalmente chi ha Amazon Prime è gratuito. È un reportage che ha fatto Pierpaolo. Andremo a vederlo sicuramente.
Grazie, mi fa molto piacere. Poi per tutti gli altri contatti riporto il link della pagina Instagram e la pagina e il sito internet di Pier Paolo, e oltre a YouTube, anche se su YouTube non lo sto a mettere perché sono tutti dei numeri e dei caratteri strani che poi uno non ce la fa neanche a notarli, però basta cercarti col tuo nome e cognome su YouTube e ti trova. Sì, certo. Grazie della serata, e ci teniamo in contatto per qualsiasi cosa. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. A ciao. Ciao. Ciao.